Buonasera mister, è arrivato questo pareggio con il Perugia, c'è il rammarico però per 60-65 minuti abbiamo visto un Pescara che ha corso zero rischi, poi dopo il gol di Vido e anche un attimo prima con quel salvataggio di Ciofani c'è stato qualche problema, anche un calo probabilmente della squadra, è d'accordo? No, dopo il gol siamo andati un po', ci siamo rimasti male, abbiamo preso un po'... Perché fino al momento, a quel momento non avevamo sofferto niente, nel senso che non ricordo conclusioni in porta di loro, non ricordo... Ha impegnato Fiorino? Mai situazioni anche difficoltose, la squadra stava bene. Abbiamo preso la gol lì e poi abbiamo rischiato, poi con le due punte abbiamo cercato di vincere la partita, purtroppo non ci siamo riusciti. Il rammarico è di non averla chiusa nel momento del secondo tempo, quando abbiamo avuto quelle tre palle gol. Se la chiudiamo lì probabilmente la partita cambia. Questo pareggio secondo lei che ha importanza considerando che c'era una diretta concorrente, considerando che Pescara dovrà comunque osservare un turno di riposo, però si mantengono le distanze inalterate comunque dagli Umbri? Sì, questo è vero, è un peccato perché se vincevamo probabilmente 90 su 100 eravamo già dentro i playoff e questo è il rammarico che magari abbiamo dentro di noi, però dobbiamo guardare avanti, ci sono quattro partite, dobbiamo raggiungere secondo me i 54 punti. E dobbiamo farlo assolutamente perché con tutti i sacrifici che abbiamo fatto sarebbe una beffa enorme se non ci arriviamo. Ieri aveva detto mancano 6 punti per i playoff, ce ne mancano a questo punto 5, 4 gare, si va a Carpi il lunedì di Pasqua, sulla carta non è una gara impossibile ma incontrerete forse una squadra che si giocherà le ultime chance. È quello il pericolo, quando trovi quelle squadre che sono affamate di punti, che hanno le ultime possibilità, sono partite molto difficili, perciò dovremo prepararla molto bene. Non è passata inosservata la sua corsa e il suo saluto sotto la curva al 91esimo al triplice fischio del signor Rapuano di Rimini, non so se ha visto, c'era anche uno striscione nel settore distinti, sì, per lei, ci sono stati tanti applausi prima, durante e dopo la partita, che cosa pensa? Beh, un grande attestato di stima, che mi rende molto orgoglioso di questo, ringrazio pubblicamente i tifosi. E li ringrazio perché è un attestato di stima per il lavoro che è stato fatto in questo anno e un mese. Noi come minimo, io e i miei ragazzi, dobbiamo ricambiare centrando i playoff, perché è il minimo che possiamo dargli ai tifosi per tutto quello che ci hanno sostenuti in questo campionato, perché ci sono sempre stati vicini, specialmente a me. Perciò dobbiamo assolutamente centrare questo obiettivo per loro, per noi, per la società e per tutti. Perché questo dobbiamo avere il sangue agli occhi per arrivarci a questo obiettivo. Tornando alla conferenza stampa di ieri, lei aveva detto ieri c'è un po' di negatività nell'ambiente, io non me la spiego, però questi tifosi, questo pubblico sono probabilmente l'arma in più in questo momento del Pescara. Sì, sono proprio l'arma che ci sta dando una grossa mano. Eravamo in un momento di difficoltà anche per gli infortuni che abbiamo. Ricordo che in questa settimana Greco, Nemushai, Brugman addirittura 10 giorni che non si allena. A proposito di Brugman, è uscito perché aveva qualche problema o era stanco? No, perché non si è mai allenato. E il timore mio era che se andava avanti, se si stirava, compromettevamo tutto l'anno. Ho detto, anche se stava facendo bene, anche se lui mi diceva mister sto bene, non ho voluto rischiare perché avevo paura che si facesse male. Scognamiglio e Bruno non ci saranno a Carpi per squalifica? Sì, purtroppo non avremo questi due giocatori. Però ci sono gli altri, abbiamo Bettella molto giovane che sono molto contento di come sta lavorando, ci credo molto, perciò avrà la sua possibilità. Grazie al tecnico del Pescara Giuseppe Pillone.